Ciao a tutti ragazzi, primo video dall'Italia dopo il mio ritorno dall'Australia. Oggi sto aspettando mio fratello che dovrebbe arrivare a breve. Sentite il cane che abbaia. E andiamo insieme, forse c'è anche un nostro amico, al castello di Pielungo, che è un piccolo gioiellino tra le montagne del Pordenonese. Si trova appunto a Pielungo. Andiamo lì perché appunto il posto è stupendo, il castello anche, e dovrebbe esserci un raduno di Ferrari oggi appunto, quindi state collegati su questo video per vedere quello che ha da offrirvi il Friuli. Spero che il video vi sia piaciuto. Come avete potuto vedere, siamo riusciti appunto ad entrare nel parco, nel giardino del castello. Non è una cosa così scontata perché in realtà il castello è proprietà privata, quindi se ci andate quando non c'è nessuna manifestazione, trovate il cancello chiuso e non potete entrare appunto dentro al giardino. E tantomeno dentro al castello. In questo caso io non ho fatto riprese all'interno perché l'interno è spoglio, abbiamo giusto fatto un piccolo giretto al piano terra, ma appunto come vi ho detto è abbastanza spoglio, quindi non c'è nulla di interessante da vedere. Abbiamo appunto fatto un bel giro nel parco, nel giardino, abbiamo visto le auto e spero che appunto il video vi sia piaciuto. Il castello appunto è stato costruito in questo posto dal conte Giacomo Cecconi, che è originario di Pielungo, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Fino a qualche anno fa era praticamente un rudere, io mi ricordo c'ero già stata, ma era il 2007. Nel 2008 o 2009 è stato acquistato da un'azienda ed è stato ristrutturato sia gli interni che gli esterni, e adesso appunto avete visto com'è. È molto bello anche andarci la sera, però ovviamente la sera difficilmente potrete entrare e dare un'occhiata al giardino. Appunto bisogna avere la fortuna di trovare o di sapere di qualche manifestazione in modo tale da poter trovare il cancello aperto. Io ho detto questo, vi lascio, spero che quella che spero che sarà una serie di video sul Friuli vi possa interessare. Vi invito a lasciare un like se è così e anche a condividere questo video. Se avete qualche curiosità, qualche domanda sul castello o volete propormi qualche gita fuori porta qui in Friuli, vi invito a magari mandarmi un messaggio o scriverlo nei commenti qui sotto. Vi ricordo che anche in descrizione trovate i link a tutti i miei social in modo tale da sapere in diretta dove sono e cosa sto facendo. Quindi seguitemi, soprattutto Facebook, Instagram e Twitter, che sono i tre che uso di più. C'è anche Snapchat per chi vuole. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life.